Benvenuti in un nuovo video prodotti finiti. Era da mesi che non registravo questa tipologia perché sapete che io non faccio questa tipologia tutti i mesi, cerco di raggruppare comunque sempre prodottini, cerco sempre di raggruppare un po' di prodottini e poi di farvi il video dei prodotti finiti, anche perché sapete che la mia alimentazione è molto standard, quindi non è che testo sempre nuovi prodotti, quindi anche perché spesso mi trovo ad andare sempre negli stessi supermercati, quindi i prodotti meno male sono quelli, però oggi ci sono un po' di prodotti diversi. Allora, iniziamo con la prima cosa che vedo, che è questa farina acquistato tanto tempo fa, di Prodis Oatmeal più Whey Protein, gusto lemon peel. Non mi soffermo più di tanto perché sapete che come gusto di farina al limone è l'unico marchio che al momento mi piace. Andando avanti, ho finito questo qui, è della Molino Rosseto, che è un porridge d'avena con frutti rossi. Vi feci anche pubblicare anche la foto su Instagram di questa ricettina che feci dei cookies con all'interno proprio anche frutti di bosco. Se non mi seguite, sbagliatissimo, seguitemi su Instagram, mi trovate come Giulia Amifitto, nell'info box trovate il link a tutto, anche alla mia pagina Instagram, perché lì sto molto in contatto con voi. Oddio, si è scollato, vabbè. Era un porridge che l'ho usato per fare i biscotti con i fiocchi d'avena, molto molto buono, solo che sinceramente non lo riacquisterei, però devo dire la verità, è molto valido. All'interno proprio i pezzi di frutti di bosco, cioè no, di frutti di bosco, di frutti rossi. Andando avanti, ho finito veramente tantissime creme. Io direi di iniziare proprio con le creme spalmabili. Ho finito questa qui della Delicious Crema al Cocco, che è la mia preferita. Io non vedo l'ora che All Supplement rimette disponibile perché so che tantissime di voi le stanno aspettando, anche se c'è la versione squeeze, ma molti di voi come me preferiscono la versione barattolino, anche per comodità. Quello è più comodo per fare tipo, non so, un topping diverso, delle linee di precisione, però io a mio gusto personale preferisco il vasetto di vetro. È una crema al cocco, non mi soffermo più tanto perché di questa ve ne ho parlato tantissime volte. Vi lascio anche giù nell'info box il link del video dove le proviamo insieme, sia la versione squeeze che la versione barattolino, perché non sono uguali. Però devo dire che è molto buono, sembra proprio di mangiare un Raffaello. E infatti penso che quando tornerà disponibile io faccio la brava, cioè che smaltisco un po' tutti i burri e tutte le creme le prenderò, cioè la prenderò di nuovo perché è molto buona. Andando avanti, sempre con le creme, vi mostro due creme. Tu dici: "Wow, Giulia, tu queste hai fatto il video settimana scorsa e già l'hai finita?" Allora, mia mamma ha fatto, se non mi seguite su Instagram, vedete, sbagliate perché vi siete persi questo aggiornamento, quindi seguitemi. Mia mamma, per l'onomastico di mio padre, ha trovato su YouTube questa ricetta di Fatto in casa da Benedetta, però ovviamente l'ha cambiato un po' la ricetta, un po' le dosi, e gli serviva una crema al pistacchio perché ha fatto una cheesecake al pistacchio. Lei la voleva comprare, infatti ho fatto: "Mamma, non la comprare perché comunque io ho delle creme che non mi piacciono, però al pistacchio, però secondo me nel dolce, il dolce comunque mischiato con mascarpone, Philadelphia, panna montata, sicuramente valorizza di più la crema." Infatti, raga, mamma mia bontà, è venuta quella cheesecake allucinante. E io ho fatto utilizzare all'interno sia, perché questa qui era quasi metà, poi è 200 grammi della Fit Style, che raga, cioccolato bianco e cioè pistacchio, l'ho utilizzata un paio di volte ma non mi è piaciuta per niente, perché non sa di pistacchio, sa di questo cioccolato bianco, l'odore è buono, ma raga, la consistenza in bocca fa pena, e proprio questo gusto di cioccolato bianco non si sposa per niente, quindi io la boccio. È un prodotto gluten free, ma non mi è piaciuta per niente, ve la faccio rivedere, super super bocciata. Andando avanti, sempre con una crema al pistacchio, famosissima Gonuz al pistacchio. Allora, di questa anche vi ho fatto il video recensione, se ve lo siete perso vi lascio tutti i video giù nell'info box, che trovate sia la recensione della Daila Gourmet, così anche da vedere la reazione e tutto. E anche belli, sono anche belli questi video, anche se vi faccio vedere i prodotti che già vi ho recensito, però può essere che qualcuno, che visto che faccio uscire video tutti i giorni, se lo sia perso, e quindi va direttamente là, clicca sul link e si vede la recensione. Allora, buona.
Però sinceramente sa di pistacchio, tipo rispetto a quella Daila e Fit Style, sicuramente sta al primo posto. Sa di pistacchio, solo che preferisco altre creme al pistacchio, però devo dire che non è stato difficile smaltirla perché è molto buona. Ed è questa della Gonuz al pistacchio. Costa un pochino, perché non è tanto low cost. Costa molto, costa ancora di più rispetto a quella della Delicious che sta a 8,90 euro, questa sta a 15 euro, però è anche 3,50, sì, è anche 150 grammi in più. Allora, andiamo avanti con questo. Allora, questo burro d'arachidi della Delicious, il mio grande amore, gusto, cioè versione crunchy, non avevo mai provato un burro d'arachidi crunchy. Ma lui mi ha fatto particolarmente sognare. Nel video vedrete anche la consistenza, quindi se vi interessa aprite l'info box. Mamma mia, infatti stava tipo questa parte qua, tipo mancavano 100 grammi. Io non lo trovavo. Andate a vedere, mamma. Ma no, ma quello è troppo buono. Ogni tanto la mattina è finito. Ho fatto vabbè, non fa niente. Infatti, anche questo più l'amo che finirò i miei burri d'arachidi. Lo prenderò. Prenderò sia la versione crunchy che quello normale. Perché secondo me il prezzo è ottimo. Perché non costa neanche 5 euro. Ed è comunque 300 grammi. Ma raga, ci spendo anche 10 euro. È troppo buono. Infatti, prenderò tutti e due. Poi penso che come creme abbiamo finito. Andiamo avanti con questa maionese. Ormai chi mi segue sa che io non sono prodotti che utilizzo spesso, anzi lo uso ogni tanto poco, però ogni tanto quando mi viene la voglia ce lo devo avere sempre in frigo. Adesso è uscita un'altra maionese che ha il 2% di grassi e non vedo l'ora di provarla insieme a voi. Adesso io nel fare, perché prima ho registrato il video del progetto smaltimento e adesso che la sto vedendo mi devo ricordare di farvi il video, infatti dopo me lo vado a scrivere che anche in settimana ve lo registro. Mayo Style Color of Fit, che dire, una salsa zero, ma raga, è spettacolare. Pagate in più, ma la qualità si paga e la bontà si paga. Almeno è una di quelle salse che comprate e non buttate. Buona, buona, buona. Maionese e ketchup, spettacolo. Questo ve lo dico giusto per, ma non doveva esserci qua perché è comunque una recensione abbastanza recente della Ciao Carba, ma mamma ve l'ha visto lì sulla dispensa che era finito, invece di buttarlo l'ha messo nella scatola, ormai ha capito. Infatti molto spesso quando vede i miei prodotti fa no, no, ma io non li butto, me li metto là dentro, infatti ogni tanto trovo sorprese. Proto Kiss, questo è gusto cocco. Devo dire che gusto cocco in assoluto è il mio gusto preferito, che sicuramente riacquisterò. Sono dei tozzetti, anche di questo vi lascio il link perché vi ho fatto il video recensione. Però raga, è buono, si sente proprio di cocco, sembra proprio di un frullino al cocco. Ecco, buono buono buono. Sono dei biscottini, diciamo, low carbo. Un altro prodottino che è stato odio e poi amore. Andai da Extra e le trovai in offerta queste gallette curti riso, gallette di riso e mais biologiche, 130 grammi a 70 centesimi. Allora, le vidi a quel prezzo, poi dissi, vabbè, non sono neanche delle gallette di riso normale, sono anche il mais, sicuramente saranno buonissime, e presi tre confezioni. Mamma mia, raga, mamma mia, orribili mangiate così, però devo dire che tostate sono la fine del mondo. Si ammorbidì, io pensavo che tostandole comunque che non è che si ammorbidivano, ma che si indurivano. Invece no, devo dire la verità, si sono ammorbidite, ma ha spregionato ancora di più quel mais cotto. Mamma mia, raga, buone tostate, quindi non le promuovo perché c'è chi per tempo non le tosta e quindi le mangia così. E non ve le consiglio, vi consiglio di grandi, vi consiglio quelle là dell'Eurospin che sono buonissime e mi fanno impazzire anche quelle di riso. Però invece se le tostate le trovate in offerta, prendetele perché ne vale la pena. Tostate sì, ma mangiate così no. Un altro prodottino che è questo qui, Protein Brownie della Me Protein al gusto cioccolato, 75 grammi. Allora, buono, ma raga, questi prodottini io provai anche un altro brownie che non mi ricordo di che linea, ma non mi è piaciuto per niente. Sa di cioccolato, ma il gusto è troppo chimico. Spesso mi avete detto mettilo in forno, ma io mi dimentico sempre. Anche perché se io acquisto un prodottino, che di solito questi snack,
Molte persone non è che le mangiano quando stanno in casa, ma le mangiano quando stanno fuori casa. Quindi se io vi faccio la recensione la metto ad esempio in forno o nel microonde, che non ho dettagli, ed è buonissimo e vi faccio una recensione positiva, voi che lo acquistate per esempio e vedete che ve lo portate fuori casa e fa pena, dite wow, ma questa che mi ha consigliato? Un prodotto che fa pena? Sinceramente, quindi io preferisco sempre testare, soprattutto se ho solo un prodotto, testarlo così come nasce. Quindi nasce da mangiare fuori casa, allora io ve lo testo così, apro la confezione e me lo mangio. E devo dire che la sensazione che ho avuto è che sa di cioccolato, ma è troppo chimico, sa troppo di chimico, troppo di dolcificante, troppo dolcificato, troppo non mi piace proprio per questo. Invece, se già avessi avuto due prodotti doppi, di sicuro uno mangiato così e uno al forno. Quindi, sinceramente, io non ve lo consiglio proprio per questo motivo. Andando avanti con un altro dolcificante, anche di questo, spesso mi chiedete di provare questi dei dolcificanti. Io non lo faccio per cattiveria, ma proprio perché per me è uno spreco. Prendere tipo 8 gusti, vi faccio un esempio di questi dolcificanti, tipo sono usciti quelli su WhatsApp, ovviamente la GT7, tanti gusti, oppure Stevia, tutti quei gusti, ma raga, per me è anche un peccato, ma è un peccato anche di prendere uno per ogni marchio che esce, quindi pensate che escono 5 marchi, prendere 6 quei di questi, a me durano tipo 30 anni, perché a me questa confezione io l'ho acquistata. Penso che ancora non collaboravo con All Supplement, adesso non ricordo, quindi vi parlo proprio di tanti anni fa, per un po' è stato chiuso, poi l'ho smaltito, ma ragazzi ho messo mesi, mesi e mesi, proprio perché utilizzo 2 gocce, massimo 3 gocce nel caffè ogni mattina. Quindi per dirvi, poi avevo anche altri che facevo proprio a rotazione. Pensate che ho ancora quello della Daily Life che l'ho preso il primo ordine con la mia collaborazione col supplement, ormai è già un anno e qualche mese che collaboro con loro, quindi per dirvi io ce l'ho ancora lì che sta quasi per finire, ma ci vorranno ancora altri 2 o 3 mesi per finirlo, quindi per dirvi proprio l'uso che ne faccio io di questi prodotti. Comunque devo dire questo è pasta al denata, quindi pasticciotto, babò. Come qualcosa a crema, però devo dire che è molto buono. Sono le Yummy Drops. Buono, questo gusto è molto buono. Tra tutte, penso che è il più buono. Poi, andando avanti, cosa rimane? Ultimi due prodotti. Allora, mamma mia, raga, mamma mia, il Faje Frujo Gusto Limone. Allora, raga. Questo l'abbiamo provato insieme sempre su Instagram Stories perché spesso le recensioni anche così di yogurt, cose che prendo al supermercato, ve le recensisco là, se non sto facendo un vlog, ci sono proprio pezzi di limone al suo interno. Se lo trovate prendetelo, infatti dopo il mio video siete andate tutte al supermercato e non so quante storie mi sono arrivate che avevate provato anche voi. Questo gusto al limone vi è piaciuto? Sa proprio di fresco, limone, punto. Un altro prodotto molto buono che ho trovato recentemente ed è, penso che sia una novità, almeno io l'ho trovato da poco all'Eurospin in cui vado, è Skyr Bianco, è un tipo un formaggio, 0,1% di grassi, i valori erano ottimi, anche il sapore molto amaro, però ovviamente raga non c'è manco un grammo di grasso, quindi cosa vogliamo? È un prodotto super super valido. E quindi niente, i prodottini sono finiti, la maggior parte sono state tutte creme e burri. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!